perché c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano. Perché allora siamo noi che alimentiamo questa roba. Allora siamo noi, andiamo nei talk show e poi da casa guardiamo il talk show, poi andiamo sui social network e parliamo del talk show, poi facciamo, ci mandiamo mail sul talk show, ma il resto del mondo non li caga neanche il talk show. Siamo noi che teniamo vivi questa roba. Allora basta fare una cosa, basta fare una cosa. Dio mio, che bello, è bellissimo. L'altra mattina io sono sceso, sono andato a fare colazione e non ho letto il giornale. Bellissimo. Bravo. Sono stato contento. Non ho letto. Sono andato a casa, mia moglie ha detto, non hai comprato il giornale? No, parliamone. Neanche io ho comprato Repubblica. Tu hai visto il talk show? Non l'ho visto. È bellissimo non avere e non fare delle cose a volte. A volte, cioè, davanti a casa pescano di notte, pescano lì con l'umido, curvi, con delle lordosi, con delle tossi, cose, pescano e questo verme lo mettono così. E io dico, guarda che culo che ho io, non pesco. Ecco, a volte, ma è bellissimo, per esempio non avere un cane peloso quando piove, è bellissimo. Allora dovremmo essere più contenti delle cose che non facciamo, delle cazzate invece che facciamo tutti i giorni. Allora, la tecnologia è spaventosa, quella che arriva. 30 miliardi di ricerche su Google, 30 miliardi vuol dire che Google sa esattamente tutti i cazzi tuoi, prima ancora che li fai, prima ancora che scorreggi Google, lo sanno, lo sanno. Sanno, hanno il big data, si chiama, non devi più fare i sondaggi, hai il dato. Se si sono venduti miliardi di fazzoletti in più rispetto al mese precedente, c'è un'epidemia di influenza. Allora, diventa un'informazione di case farmaceutiche. Il big data, internet delle cose. Google ha comprato una società che si chiama Alphabet, che comprano oggetti per collegarli online. Andiamo verso questo mondo con le Barbie collegate col wifi, la Barbie collegata col wifi, la Barbie che canta la canzonettina al bambino e la bambina dice ciao Barbie, e Barbie dice quanti siete in casa, e la bambina risponde a Barbie, ma infatti risponde a un consiglio di amministrazione a 1000 chilometri. Cazzo, andiamo in questo mondo qua dove i processori aumentano la loro potenza e velocità, ogni 18 mesi raddoppia la potenza di un processore. Abbiamo il mondo in tasca, ce l'abbiamo lì, Dio mio, ce l'abbiamo lì, ed è bellissimo vedere le app, fai, guardi Google dove vai, prendi, guardi i monumenti, le robe. Attenzione, quando tu non sai chi paga, il prodotto sei tu. In quel momento lì qualcuno sta pagando un po', non c'è beneficenza. Quindi questa visione che ci arriva per i miei figli, per i vostri figli, io voglio preparare un mondo per il mio figlio e tuo nipote, tutto lì, ce li ho in casa, non sono come me, io sono nato nel dopoguerra, nel periodo del boom, pensavamo al grano, grano, successo, figa, grano, figa, successo. I ragazzi di oggi non sono così, non mettono prima quella roba lì, mettono altre cose, vogliono la connettività, essere insieme, decidere insieme, vogliono l'ambiente, il verde, le piste ciclabili, vogliono una vita normale, respirare dell'aria normale, a comprare delle cose normali, che sai da dove arrivano, una conoscenza normale, ma che vogliamo di più? Quindi, per finire questa cosa che non so come chiamarla, performance, io adesso avevo fatto un passo di lato, ma la scomparsa di Gian Roberto mi pone di nuovo qua e lo faccio con un entusiasmo, di nuovo, mi sto di nuovo allenando, mi sto allenando per fare Malta-Palermo a nuoto. Quindi noi ci siamo. E allora il no che dicevano i ragazzi, il grande no, la Costituzione, ma perché nella cosa ideata dai nostri padri fondatori deve spiegarmela un costituzionalista? Ma stiamo scherzando? Quando l'hanno fatta negli anni 50 c'erano 3 laureati su 100. Qual è? L'hanno fatta apposta perché si potesse capire. Bravo.
L'hanno fatta con 9.369 parole, divise in 480 periodi, e ogni periodo non più di 20 parole per facilitare la comprensione. Ci hanno pensato che eravamo scemi e ignoranti. Ma oggi, se vai a vedere l'articolo 70 di due righe, è diventato di 270 parole. Allora c'è qualcosa che non sta più in piedi. E io non posso avere il costituzionalista che mi spiega la Costituzione e il giuslavorista che mi spiega il lavoro. Devono andare a fanculo tutti. Quindi io vi abbraccio. No, io vorrei la mia sigla. La sigla che ha dato. Scusate. La sigla che ha dato anche... un pochino dopo, e questo è bellissimo perché è il figlio di Del Monaco, Giancarlo Del Monaco, e si preoccupa della lirica, l'abbiamo inventata noi e stiamo perdendo i teatri della lirica, non gli insegniamo la lirica, perdiamo le cose che abbiamo inventato, ma ragazzi, è una roba incredibile. Beh, lui mi ha regalato questo pezzo che è stato scritto per suo padre, ce l'ha regalato, e io ho detto magari lo facciamo sentire tutti insieme, perché è la più grande, il più grande tenore di tutti i tempi, che era Mario Del Monaco. Ci ha lasciato anche il suo costume, l'ultimo costume che ha usato in tutte le sue opere di teatrali, il costume dei pagliacci, che poi metteremo all'asta e io mi terrò tutto. No. Quindi abbiamo un legame, io e il figlio di Mario Del Monaco, con questa canzone qua, che è un po' quello che sento io in questo momento. Dov'è? Appello! È partita? Vai un po' più avanti, vai un po' più avanti, vai un po' più avanti. Thank you.
bene, dopo questo momento super commovente, siamo quasi arrivati alla fine. Intanto vi volevo ricordare che la festa continua domani, tutto il giorno. Vi volevo anticipare alcuni temi di cui tratteremo: democrazia diretta, immigrazione. Ci sarà Martin Blake che ci parlerà della Blue Economy. Parleremo di referendum. Parleremo anche di scuola, università, reddito di cittadinanza, sanità. Parleremo di Sicilia con i nostri deputati all'ARS. E per chiudere ci sarà una telefonata Skype con Beppe, addirittura con Julian Assange, direttamente da WikiLeaks. Bene, adesso se siete abbastanza caldi vi vedo. Siamo tutti stanchi morti ma pieni di entusiasmo. Volevo soltanto dirvi che sta per salire sul palco un DJ di fama mondiale, per cui dopo tante importanti parole, discussioni e riflessioni, beh,